Tra le tante vostre domande, una chiede che cosa siano e che cosa si debba fare quando ci si imbatte in un linfoma. Risponde lo specialista. I linfomi sono dei tumori che nascono dai linfociti, che sono delle cellule del sangue deputate alla difesa dell'organismo da infezioni, da agenti patogeni estranei, e stanno di solito all'interno dei linfonodi, che è la sede principale, diciamo, dove esplicano la loro attività di filtro, di controllo, di distruzione delle sostanze nocive. Quindi è un tumore, sono dei tumori al confine tra l'oncologia e l'ematologia, che prevalentemente crescono, si manifestano con dei linfonodi che crescono, quindi delle tumefazioni linfonodali che si possono vedere se sono superficiali, sul collo, sul linguino, sulla ascella, oppure possono essere profondi e dare dei disturbi perché schiacciano gli organi attorno. Oppure possono dare dei disturbi generali che sono rappresentati dalla febbre, soprattutto pomeridiana, dalla sudorazione prevalentemente notturna, dal calo di peso, poi ci può essere anche il prurito, il dolore quando si prende l'alcol, eccetera. Cioè, ci sono altre caratteristiche, ma i primi tre sono questi che dicono che è una malattia sistemica. Quindi la diagnosi viene fatta cavando un linfonodo, cioè perché è una famiglia molto grande di malattie che hanno dei comportamenti clinici molto variabili, dalle forme molto lente alle forme molto aggressive. Quindi è importante capire bene, partire con la terapia giusta per riuscire a curare questa malattia nella fase, diciamo, iniziale, il primo colpo, quello che conta.